Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Buona giornata a tutti voi da Massimiliano Spiriticchio in studio, da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Diocesana di Pescara Penne. Un provvedimento che consentirà alle ASL di concludere le assunzioni programmate e le procedure di stabilizzazione, così da rafforzare gli organici sanitari e amministrativi delle aziende stesse, con 1.535 nuove unità di personale in 3 anni. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla salute Nicoletta Verì, ha approvato la delibera che recepisce i piani del fabbisogno di personale delle ASL abruzzesi per il triennio che va dal 2022 al 2024. Nel documento sono riportati i dati relativi al personale in servizio al 31 dicembre dello scorso anno e le proiezioni alla fine del 2022, 2023 e 2024. Complessivamente si passerà dai 13.722 dipendenti tra dirigenza e comparto in servizio a tempo indeterminato a fine 2021 ai 14.447 del 2022, ai 15.131 del 2023 e ai 15.257 del 2024. Nel dettaglio, i dipendenti della dirigenza passeranno da 3.306 del 2021 ai 3.490 del 2024, mentre quelli del comparto da 10.416 del 2021 a 11.767 del 2024. Il piano potrà essere rimodulato e aggiornato nel periodo di vigenza alla luce di eventuali nuove esigenze che dovessero emergere di carattere normativo, economico, organizzativo e funzionale. Attualmente il costo complessivo annuale per il personale ASL in servizio in Abruzzo è pari a 705.624.000 euro. La Regione Abruzzo ottiene un finanziamento di 5 milioni di euro nell'ambito del progetto Casa della Salute Mobile nel territorio dei comuni delle aree interne, un bando cui ha partecipato attraverso l'ARIC e che ha visto in tutta Italia 2.186 istanze idonee, 797 sono state quelle ammesse e la Regione Abruzzo si è posizionata in 16ª posizione nella graduatoria stilata attraverso un decreto del direttore generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Questa iniziativa mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali e o il miglioramento di quelle esistenti, favorendo l'aumento del numero di destinatari e la qualità dell'offerta, anche facilitando il collegamento e l'accessibilità ai territori in cui sono ubicati i servizi stessi. In questo caso specifico, ARIC ha curato gli interventi della PNRR, predisponendo di concerto con le ASL questo progetto che avvicina i servizi legati alla salute in quelle zone interne della nostra regione che quotidianamente devono fare i conti con le distanze da coprire per raggiungere strutture sanitarie, ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. In particolare, ha sottolineato il direttore generale di ARIC, Donato Cavallo, la Regione Abruzzo attraverso questo finanziamento mira a garantire l'erogazione di prestazioni sanitarie di supporto agli screening oncologici, nonché ulteriori prestazioni ambulatoriali, quali visite cardiologiche e pneumologiche, mediante l'utilizzo di track poliambulatorio mobile, che raggiungerà le sedi di 103 comuni facenti parte delle aree interne afferenti a ciascuna delle 4 ASL regionali. A seguito della stipula della convenzione tra ARIC e Agenzia per la Coesione Territoriale, si procederà all'indizione della procedura di gara d'appalto per la realizzazione degli interventi in oggetto. Giornata di audizioni dei sindaci dei capoluoghi di provincia nella seduta di ieri della commissione d'inchiesta sull'emergenza idrica in Abruzzo. Ascoltati 3 dei 4 primi cittadini. Se il sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha affermato che nell'ultima estate non ha registrato problemi di carenza idrica, col sindaco di Chieti, Diego Ferrara, ci siamo soffermati sulle utenze pubbliche non censite che nel territorio superano le 100 unità, ha detto il presidente della commissione, Sara Marcozzi.
Dal 1 gennaio partirà la nuova programmazione che sarà basata sulla sostenibilità. Una parte dei fondi è legata agli investimenti e allo sviluppo delle aziende che operano nel settore agroclimatico ambientale. I punti cardine sono l'innovazione, la digitalizzazione e la ricerca. Lo ha annunciato il vicepresidente della Regione Abruzzo con delega all'agricoltura Emanuele Imprudente, intervenendo a Pescara alla conferenza promossa dal Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo e dalla Rete Rurale Nazionale in occasione della sesta tappa del Roadshow Armonie di Territori. L'evento ha avuto come punto principale la conoscenza degli effetti del programma di sviluppo rurale 2014-2022 attraverso la presentazione di alcune best practice finanziate nell'ambito dell'imprenditoria femminile. Il settore agricolo, come altri in questo momento, è in difficoltà a causa dell'aumento dei costi dell'energia, del carburante e delle materie prime, ha spiegato il vicepresidente. Quindi, ha aggiunto, c'è la necessità di reinventarsi e di avviare un'occasione di rilancio. Ci saranno a breve nuovi bandi con importanti risorse per l'agricoltura giovanile e l'innovazione delle aziende rurali. Le sfide sono tante. Questa regione finalmente si siede sui tavoli nazionali per reperire e portare a casa le risorse economiche che consentiranno ai nostri agricoltori di essere competitivi nel mercato. La nuova programmazione, precisa e imprudente, mette a disposizione dell'Abruzzo circa 354 milioni di euro, cui si aggiungono i fondi della PNRR. I prossimi bandi riguarderanno le attrezzature, l'innovazione e i frantoi. La nostra visione, ha concluso, è di rendere l'Abruzzo una regione sostenibile, capace di mettere al centro la sostenibilità non solo ambientale, ma anche economica e sociale, al fine di rendere strutturali e forti le nostre aziende agricole. Oltre 4.000 utenti, 10 dipendenti con contratto a tempo indeterminato e circa 45 tra collaboratori e tecnici. Sono i numeri dell'impianto sportivo delle piscine Le Naiadi di Pescara, per il futuro del quale i sindacalisti della SLC CGIL chiedono garanzie alla Regione Abruzzo. L'obiettivo e la necessità sono di dare continuità all'attività sportiva nell'ambito dell'impianto delle Naiadi, ha detto Guido Cupido, segretario regionale SLC CGIL, in conferenza stampa nel parco dell'impianto alla presenza di alcuni lavoratori, perché, ha aggiunto, ricordo che ad agosto 2023 scadono i termini per l'assegnazione dell'attuale gestione dell'impianto alla ASD Pretuziana. Anche essendoci i tempi tecnici per la pubblicazione, la relazione e l'assegnazione, noi dobbiamo partire oggi per arrivare ad agosto. Vogliamo lanciare un segnale pubblico chiedendo che ognuno faccia la sua parte, a partire anche da noi. Credo che il futuro di questo impianto stia a cuore a tutti. Il project, che era la prospettiva individuata per dare un futuro a questo impianto, sembra essere rimesso in discussione. Per noi, ha detto ancora Cupido, la necessità è che la struttura sia sempre aperta e operativa. Conosciamo i trascorsi e ricordiamo che in passato i cancelli in alcuni periodi sono stati chiusi. Oggi le Naiadi sono regolarmente aperte e dunque il segnale che vogliamo dare proprio da questo incontro è che oggi c'è una struttura aperta e che lavora, grazie anche al sacrificio dell'attuale gestore e ai lavoratori e collaboratori. Sarà un Natale diverso dopo 2 anni di pandemia, nonostante l'aumento dei costi che si sta registrando per via della crisi internazionale, abbiamo voluto comunque regalare ai bambini la suggestione del sogno di Babbo Natale. Per questo abbiamo realizzato un programma di 11 manifestazioni in collaborazione con le associazioni presenti sul nostro territorio. Con queste parole l'assessore alla disabilità e all'associazionismo sociale Nicoletta Dinisio ha presentato a Pescara il calendario del Natale nei quartieri, rivolto alle categorie svantaggiate, a quanti vivono l'handicap, ma aperto a tutti i ragazzi. Si inizierà venerdì 16 dicembre con Sport Gioco Magia, attività curata dal Comitato Regionale WISP Abruzzo Molise sulla spiaggia dello stabilimento balneare Nikki Beach. I bambini potranno dedicarsi ad attività psicofisiche, ma anche a giochi dedicati alla valorizzazione del patrimonio turistico ambientale della città.
lunedì 19 dicembre e venerdì 23, l'associazione culturale La Favola Bella terrà presso l'Auditorium Cerulli Natale in periferia la storia del Grinch che rubò il Natale, manifestazione che accoglierà gli alunni delle scuole primarie che abitualmente non frequentano il teatro e che raggiungeranno la struttura con un servizio navetta. Dal 20 al 23 dicembre sarà la volta di Pescara a Christmas Time con il villaggio di Babbo Natale in Piazza Luca degli Abruzzi, che sarà poi replicato anche nella zona dello stadio, dove i bambini potranno imbucare le proprie letterine e ricevere dolci e caramelle. Ma Babbo Natale raggiungerà anche i quartieri di Villa del Fuoco e Fontanelle, accompagnato dalla Christmas Marching Band. L'attività è curata in questo caso da Endas Abruzzo. Il 21 dicembre poi ci sarà l'arrivo al mercato coperto, grazie all'Associazione Culturale Ulisse 2000, mercato coperto di Pescara a Porta Nuova in Via dei Bastioni, e anche qui dolci e caramelle. Poi il 24 dicembre la novità del Natale 2022 con il Babbo Natale in barca a remi sul fiume che raggiungerà la banchina sud del Porto Canale, l'organizzazione dell'SD Porto Antico. Tra gli altri appuntamenti ricordiamo quello del 1 gennaio con il Capodanno in musica al Palatenda di Via Carlo Alberto dalla Chiesa, e quello del 28 dicembre quando il Comitato di Pescara della Croce Rossa Italiana proporrà nel parcheggio dell'area di risulta parcheggio senza dimora, beneficio dei senza tetto, cui verranno offerte coperte, cibo, bevande, un servizio di ascolto e poi tanti altri appuntamenti fino al giorno dell'Epifania. Siamo al meteo. Sull'Abruzzo condizioni generali di cielo nuvoloso per la presenza di nubi medio-basse che potranno favorire anche foschie o nebbie nelle valli interne della Marsica, dell'Aquilano e anche sul versante adriatico. In giornata previsto un graduale aumento della nuvolosità con possibili precipitazioni dal tardo pomeriggio sera. Temperature stazionarie, venti deboli, mare generalmente mosso con moto ondoso in aumento dal pomeriggio sera. Con i dati di abruzzometeo.org noi ci salutiamo. Grazie per averci seguito. E a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica.